Senta, Ministro, un'ultima cosa. Il 24 Conte riferirà in aula sulla questione, diciamo, di Savoini. Lei ha detto che andrà, che non dobbiamo sapere quando, sostanzialmente un'intervista a Repubblica. La domanda allora diventa: ma perché manda prima Conte e poi lei a riferire su Savoini? Io ci andrò, magari ci vado anche prima, lei cosa ne sa? Quando uno ha la coscienza pulita, è che sto vivendo la vicenda in maniera così surreale. Cioè, sapendo che non abbiamo mai visto, né preso, né chiesto soldi per il nostro partito all'estero, ma in Russia, negli Stati Uniti, in Cina, o in Tunisia, o in Finlandia, leggo quasi con curiosità gli aggiornamenti quotidiani. E poi andrò a ripetere questo in Parlamento, nel senso che non abbiamo nulla da temere. Ma ti pare che vada in Russia a chiedere i soldi a Putin, ai petrolieri russi o agli imprenditori russi? Dai, adesso. Ma allora il mandato a Savoini chi l'ha dato? Vi siete fatti un'idea? No, ma io conosco e stimo Savoini come tutti i miei collaboratori da anni. Se poi qualcuno fa qualcosa a titolo personale. Però non l'ha chiesto a livello personale, l'ha chiesto per la Lega. Guarda, la Lega i soldi li prende con le salamelle che fanno in cucina qua alla festa della Brianza. Lei l'ha sentito Savoini in questi giorni? Ho mandato un messaggio di vicinanza umana, perché mi è sempre stato detto che non è mai stato fatto nulla fuori posto e non è mai stato chiesto o ottenuto nulla fuori posto, e quindi io mi fido della buona fede delle persone fino a prova contraria. Lei non era a conoscenza di questa riunione prima? No. Sapeva che si sarebbe visto, comunque avrebbe trattato qualcosa. No,